tutti! Oggi io e Rebecca, due guide del reparto Croce del Nord, abbiamo deciso di presentarvi due giochi che si possono fare sia all'aperto che dentro la sede. Questi giochi abbiamo deciso di presentarveli per superare la specialità maestro dei giochi, ma adesso andiamo a vedere il primo gioco. Palla Scout è un gioco che si pratica all'aperto, è uno gioco di squadra. Ogni squadra è divisa in due parti, un portiere e i giocatori. La prima regola di Palla Scout è che tutti quanti i giocatori, tranne il portiere, devono avere uno scalpo. Regola numero 2. Il portiere che si trova nella metà campo della squadra avversaria non può uscire dalla propria area. Regola numero 3. Chi ha la palla in mano deve palleggiare in modo tale che tutti vedano che palleggi. Se questa persona che ha la palla non palleggia, può essere scalpata. Regola numero 4. Per fare meta, ovvero per fare il punto, bisogna fare un minimo di 3 passaggi. Ma se la palla cade, noi dobbiamo ricominciare a contare. Regola numero 5. Per fare punto bisogna appoggiare la palla e non lanciarla. Solo mentre la persona appoggia la palla, il portiere può scalparla. Rebecca, ci sei? Ok, allora, tra pochissimo, ragazzi, ci sarà la mia inviata Rebecca, però adesso facciamo partire la pubblicità. Perché non va? Ah, sì, giusto, perché il secondo gioco si chiama pubblicità. Quindi, questo qui è un gioco che potete fare dentro la sede ed è molto divertente e bizzarro. Come si gioca a pubblicità? Allora, ci serviranno due persone. Queste due persone si devono sedere una di fronte all'altro per terra, perché ricordiamocelo sempre che siamo scout. E poi gli verranno assegnati dei prodotti, diciamo un po' bizzarri, come per esempio calzini bucati e pantofole rotte. Queste due persone che hanno calzini bucati e pantofole rotte, cosa dovranno mai fare? Si dovranno sedere uno di fronte all'altro e iniziare a convincere il pubblico di, tra virgolette, comprare ciò che vendono, dicendo cose più convincenti del proprio prodotto e sminuendo il prodotto dell'avversario. Per esempio, chi ha calzini bucati può dire: comprate i calzini bucati perché con i calzini bucati potete far prendere aria ai vostri piedi. Li trovate in offerta inoltre, al contrario delle pantofole rotte che costano tantissimo e non servono a niente perché se tu sei dentro casa e hai le pantofole rotte, puoi inciampare o se sbatti a un mobile ti fai male comunque perché le pantofole sono rotte. Grazie, buona caccia e buon volo. Buona strada. Ciao a tutti. Ciao a tutti.